Sempre più spesso la domanda che mi viene fatta quando sono in giro, magari qualcuno di voi mi incontra o anche sui social, è: Toto, ma oltre alla tele e allo YouTube, che lavoro fai? Quello? Ragazzi, sì, tutto questo è un lavoro e in questo video voglio proprio farvi vedere come ho fatto a far diventare una passione un lavoro partendo da zero. Per i più curiosi che avranno aperto il video perché vogliono conoscere le cifre, andremo a svelare anche le cifre, ma con calma. Ma per chi non mi conosce, magari è la prima volta che apro un mio video, tanto per iniziare, iscrivetevi perché dovete supportare il canale. Praticamente sempre il 50% delle persone che guardano i miei video che non sono iscritte al canale. Io nasco da atleta, professionista, no. Non nasco da atleta, tanto per iniziare, perché non si nasce atleta. Io nasco in realtà come un ragazzino normalissimo, come tutti voi. Ero un ragazzino normalissimo a cui piaceva andare tanto in bici. Ho praticato una marea di sport in passato, però il mio focus rimaneva incentrato sulla bici. Allenandomi, girando veramente tanto e mettendoci tutta la convinzione del mondo, sono diventato poi atleta professionista di mountain bike. Poi successivamente anche youtuber. Ma andiamo per gradi. Adesso voglio cercare di farvi capire come la pensavo al tempo e soprattutto come è cambiata adesso la mia mentalità, avendo l'esperienza di essere diventato un atleta professionista. Soprattutto al tempo, quando ero un ragazzino, l'idea era quella: io giro in bici, mi alleno, cerco di spaccare il più possibile perché voglio diventare come quelli che vedo alla TV, come quelli che vedo nei video che vivono una vita senza limiti, spericolata, vanno solo a girare in bici, si divertono tutto il giorno e basta. Io immagino che da fuori, perché anch'io lo credevo, magari tanti ragazzi la vedono ancora tuttora così, può sembrare che per diventare atleta professionista di mountain bike basti girare tanto, allenarsi, diventare forti, vincere un po' di gare e poi miracolosamente arriva gli sponsor. C'era anche in me questa credenza. Quando ho iniziato a 15 anni circa, la mia mente era proprio così. Io giro, mi impegno, imparo una marea di trick, poi vado alle gare, se spacco vedrai che gli sponsor arrivano. E c'era la mia speranza che, diventando forte e diventando bravo e vincendo le gare, potesse diventare un lavoro. E fin lì infatti ci credevo veramente tanto. Sono andato avanti così per un po' di anni, circa fino a 18-19 anni, finché appunto però non iniziavo a diventare grandicello e quindi dovevo anche sottostare un po' agli impegni, in particolare le richieste della mamma e del papà, che dicevano: ok Toto, però dobbiamo arrivare a una concretezza, perché è già un po' di anni che pratichi questo sport, soldi non ne abbiamo ancora visti, che famo? Era il momento che dovevo decidere. Avevo finito le superiori, avevo fatto geometra e lì dovevo decidere: andare in università, dedicarmi allo sport o iniziare a lavorare. Credo che sia una condizione in cui maggior parte dei ragazzi sono messi faccia a faccia quando finiscono le superiori. E lì ti butti un po' nel buio, diciamo, perché non sai come potrà andare, non sai cosa può succedere, però il mio sogno, desiderio di diventare atleta c'è sempre stato e non volevo abbandonarlo, anche se i miei genitori comunque spingevano molto sul lato: no, tu devi andare in università, devi continuare la formazione perché è molto importante. Infatti mi sono iscritto in università a scienze motorie, però allo stesso tempo, volendo praticare lo sport, tanto tempo lo dedicavo comunque a girare in bici. Ho fatto il primo anno di università dove appunto facevo già un po' di gare a livello mondiale, riuscendo a conciliare un po' il tutto. Poi durante il secondo anno di università abbiamo anche deciso di aprire il Monza Pizza Bike Park e il tempo diminuiva per stare dietro a tutto: iniziare i lavori al park, allenarsi, studiare. E tra l'altro, appunto, non guadagnando ancora, mia mamma mi aveva detto: sai cosa fai? Vieni nel nostro ufficio, essendo loro architetti e ingegneri, e ci aiuti. Semplicemente facevo un po' l'archivio, mettevo a posto i documenti e robe del genere. In quel momento della mia vita era come se avessi aperto tante strade, ma non potevo prenderle tutte insieme in un colpo, dovevo sceglierne una. E quindi lì ho parlato con mia mamma e deciso: no, io voglio impegnarmi, voglio fare questo sport. Mia mamma cosa mi ha detto? Bene, assolutamente, puoi tranquillamente farlo. Ma da domani la macchina che pagavamo noi, l'assicurazione, tutte le varie spese, benzina, di qua di là, da domani ti paghi tutto te. Fortunatamente negli anni prima avevo messo via qualche soldo guadagnato semplicemente dalle vittorie delle gare, da qualche podio, roba del genere, perché comunque nelle nostre gare vieni sempre remunerato anche se poco, e quindi mi ero messo via, avevo sul conto 2.000-3.000 euro che tenevo lì, ogni tanto usavo qualche spesina, qualche cagatina. Questo qualcosina è bastato per viaggiare e fare altre gare. Quell'anno lì mi sono proprio detto: ok, quest'anno devo spaccare. E quell'anno in realtà ho proprio spaccato, perché è l'anno in cui ho partecipato alla
la mia prima gara di livello altissimo, che è stato Red Bull Joyride. Anche se non sono arrivato nelle prime posizioni, comunque mi sono fatto notare nel panorama mondiale della mountain bike. Questa cosa mi ha portato ad avere i primi sponsor all'inizio poi del 2016, dove ho firmato il mio primo vero contratto d'atleta con un brand abbastanza grosso, che è Rose Bike, che tuttora mi supporta. Però le cifre di cui parlavamo erano cifre basse, non riesci a vivere un anno con quelle cifre. Purtroppo non posso svelarvi le cifre proprio per motivi contrattuali. Anche dopo questo contratto ho detto: ah, ma sono queste le cifre degli sponsor. Ah, posso magari ancora viaggiare, posso coprirmi le spese, ma vogliamo metterli via un po' di soldi? Che ormai ho quasi 20 anni. Quindi ho detto: ok, mi devo buttare, devo iniziare a spingere, devo iniziare a chiedere io gli sponsor non vengono da me, a parte il caso di Rose che è venuto, ma devo iniziare a spingere, devo iniziare a buttarmi e chiedere come parto. Avevo già imparato negli anni a scrivere un po' le mail, a contattare un po' di brand, infatti fino a quel momento ho sempre avuto qualche supporter che mi passasse il manubrio, il telaio, la gomma, robe del genere, e io fino a quell'anno avevo alcuni brand che mi supportavano in quel modo, ma non era quello che mi serviva in quel momento. Io volevo diventare professionista, volevo guadagnare dal mio sport. Quindi da dove parto? Non avendo nessun riferimento in Italia che avesse mai fatto il mio sport a livello professionale, su chi mi baso? Mi sono buttato, ho iniziato a scrivere una marea di mail, centinaia di mail. Se scrivi a tante persone, magari tanti non ti rispondono, ma qualcuno ti risponde. Ho trovato qualche sponsor che, oltre a darmi dei pezzi, mi pagasse anche, sempre cifre molto esigue, basse, ma hanno iniziato a pagarmi. Quindi, sulla base di quello che avevo ottenuto con Rose e tutti gli altri brand che avevo contattato, mi ero fatto un piccolo budget annuo che andava a coprire un pochino di più oltre alle spese. Quindi, non potendo più rimanere nella ritenuta d'acconto di allora, che era massimo 5.000 euro, ho aperto la partita IVA più o meno inizio 2016, diciamo. Quindi si può dire che dal 2016 io sono diventato professionista, aprendo partita IVA anche non avendo un guadagno stratosferico, ma iniziavo a guadagnare qualcosa. Quello per me era l'inizio della mia carriera d'atleta. Ero riuscito a definirmi professionista dei puffi, perché guadagnavo un cazzo, però è un inizio. Da lì il mio fatturato comunque è iniziato a crescere. Ovviamente non è che ha avuto un picco a un certo punto enorme. Facendo un rapido calcolo, il primo anno ho fatturato poco più di 10.000 euro, bassissimo infatti come fatturato assolutamente, però tenete conto che tutte le spese, quindi bicicletta, pezzi, non pagavo niente perché avevo gli sponsor che mi davano, quindi in realtà erano proprio soldi che entravano e basta. Quindi qualcosina riuscivo a mettere da parte, poco, ma vivendo con i miei comunque si riusciva. Il mio fatturato però di anno in anno poi è iniziato a aumentare, ecco, ed è aumentato gradualmente, 20, 30, 40, 50, ma comunque era sempre relativo a sponsorizzazioni, premi di gara oppure qualche partecipazione a qualche eventino, qualche show. E voi vi chiederete: sì, ma c'è anche il Monza Pizza Bike, non guadagnavi da quello? No, ragazzi, il Monza Pizza Bike l'abbiamo creato proprio a promozione sportiva. Quella è un'associazione sportiva non a scopo di lucro. Tutto quello che abbiamo fatto è stato un investimento per cercare di far crescere lo sport in Italia. È uno di quei motivi per cui magari ho avuto anche qualche sponsor, proprio perché il Monza Pizza Bike Park è stata la concretizzazione del mio sport in Italia. Era un valore aggiunto che io offrivo ai miei sponsor come Torquato Testa. Ma sia ben chiaro, dal Monza Pizza Bike Park tuttora io e anche tutti i ragazzi che mi aiutano non guadagniamo nulla. L'unico compenso che prendono alcuni ragazzi al park è da istruttore, proprio perché fanno le lezioni, e lì ovviamente è giusto che vengano remunerati. Poi a un certo punto della mia vita, come sapete, come state vedendo anche adesso, ho aperto YouTube. Da lì è cambiata un po' la faccenda, perché il mio pubblico è aumentato notevolmente. Ho iniziato a vedere delle collaborazioni singole all'interno dei video, per un singolo video magari ti pagano per un singolo video, quindi tu non ti devi legare alla tua immagine a un brand per un intero anno, cosa che ogni tanto ci sta, ma tante volte per le cifre che offrono è meglio fare collaborazioni brevi. Ho iniziato a capire veramente come valorizzare la mia immagine al 100%, e poi ovviamente il mio fatturato è aumentato anche grazie anche ovviamente alla differenziazione delle entrate. Cioè adesso non avevo più solo gli sponsor o solo i premi, avevo tutte queste cose unite con le collaborazioni anche di YouTube, la monetizzazione di YouTube, e ovviamente aumenta il fatturato. E adesso vi chiedete: ok Toto, ma quanto cazzo guadagni? Cioè, nel senso, dici sta cifra, perché la gente che sta guardando il video da 2 ore non gliene frega niente di tutto quello che hai detto, voglio solo sapere quel cazzo di numero. Un attimo che ho caldo anch'io adesso, perché esporsi comunque a queste cose
Non so se fa bene, non so se fa male, però ho detto, se c'è qualche altro ragazzo che come me vuole seguire questa strada, io faccio un video che gli agevola solo la situazione, perché essendoci passato posso raccontare in primis come ho fatto a creare il mio lavoro partendo da zero. Quindi, rullo di tamburi, nel 2021 ho fatturato 182.000 euro. E la madonna, tanto impossibile. Io spero che, avendovi dato questa informazione, che non ho voluto dirvi per flexare, per dirvi io guadagno così, è soltanto per farvi capire che io sono partito da zero e sono arrivato a questo punto dove mi sento abbastanza soddisfatto. Si può arrivare a di più, ovviamente, non sto dicendo che mi sento arrivato, si può ottenere di più, ma inizio a sentirmi soddisfatto per quello che in tanti anni ho creato. Ora però volevo rispondere a un paio di domande che mi avete fatto su Instagram, proprio perché ho fatto delle storie dicendo che avrei registrato questo video e vi ho chiesto se c'erano degli aspetti del mio lavoro che vi interessassero. Come sono suddivisi i miei guadagni oggi? Ovviamente vi posso dire che sono molto più sbilanciati dalla parte di YouTube rispetto alla parte di atleta. Come vi ho detto, si riuscirebbe a avere tranquillamente anche solo da atleti, ma per quello che voglio guadagnare io, YouTube mi fa guadagnare molto di più rispetto a essere solo atleta. Che difficoltà hai nel tuo lavoro? Può sembrare tutto rose e fiori, in realtà è abbastanza stressante, partendo dal semplice fatto che tu quando vai a girare rischi sempre la vita a un certo livello. In qualsiasi sport estremo a livello professionale tu vai e sai che stai rischiando la vita. Però è un concetto che comunque ho messo in conto praticamente da quando ho aperto la partita IVA. Ho detto ok, da qui diventa il mio lavoro, devo mettere in conto che nel mio lavoro ci sono gli infortuni. Un altro aspetto che è da considerare quando si diventa atleta professionista è che una volta che gli sponsor ti pagano, si aspettano qualcosa da te. Quindi non è più solo un divertimento, ma tu hai anche la pressione di dover dare qualcosa agli sponsor, che è giusto, è assolutamente. Però ecco, non diventa più solo un divertimento che sei spensierato quando giri, ma sai che c'è qualcuno che ti sta pagando e crede in te e tu non lo vuoi deludere. Ma la difficoltà più grande che sto avendo è proprio il rapporto con le aziende, sbilanciatissimo dalla parte di YouTube rispetto alla parte di atleta. Nel senso, YouTube ti valorizza molto per quello che fai, per i numeri che hai. Molte aziende di mountain bike, quindi che fanno prodotti relativi alla mountain bike, invece no, nel senso che ti pagano poco un cavolo per un lavoro di un anno. Io do un valore all'azienda quando l'azienda mi sponsorizza. Non è giusto che se io devo lavorare tutto l'anno per l'azienda, l'azienda mi paghi così poco. Cosa che invece su YouTube questa cosa non c'è. Si riesce lo stesso a vivere dignitosamente facendo solo l'atleta? Ho risposto prima, sì. Ovviamente dipende tanto dallo sport. Se siete dei calciatori guadagnerete molto di più. Assolutamente ci sta a far l'atleta e concentrarsi sulla prestazione sportiva, ma intanto sviluppate anche la vostra immagine e il vostro brand personale. Quanto è stressante e quanto tempo ti occupa? Quanto è stressante l'abbiamo già detto prima, ma quanto tempo ti occupa, ecco. Tenete conto che il mio tempo è suddiviso così. Allenarmi per mantenere il mio livello di riding. Mantenere un bike park che è aperto 5 giorni a settimana e di cui io sono il presidente dell'associazione, quindi sono l'unico responsabile. E quindi voglio essere molto presente nella struttura per evitare che succedano cagate, tra virgolette. 3. Canale YouTube. Tenete conto che bisogna pensare al video, registrarlo, editarlo e pubblicarlo. E porta via tanto tempo. Per un singolo video, solo di editing, io dedico almeno 10-12 ore di editing. In più, in tutto questo devi comunque gestire tutti i rapporti che hai con le aziende, le collaborazioni, rispondere alle mail. Quindi capite che a livello di tempo è assolutamente un lavoro al 100%. Tu lavori sempre. Natale, le feste, tu devi comunque produrre video, devi comunque allenarti. Non smetti mai di lavorare, però è anche quello che mi piace fare. Hai dei collaboratori? In realtà sì, il famoso Alboreto è un collaboratore. In primis lui sta proprio studiando comunicazione, perché io ogni volta sbaglio quello che studia. Ciao tata, dimmi. Come si chiama quello che studi te? Io, si chiama Enterprise in Scouting, relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa. Fai i soldi, vieni dai uomini. No, arrivederci. Mi aiuta proprio nel rapporto con i brand, con le aziende, a pensare anche ai video, le idee creative dei video, mi aiuta a filmare. E a tal proposito, appunto, siccome appunto il mio fatturato è aumentato tanto e voglio strutturarmi in maniera tale da avere un pochino più di tempo libero, quest'anno aprirò la mia prima azienda. Questa cosa l'ho già detto su Instagram e la gente mi ha detto: ma che azienda apriamo? È un altro lavoro? No, ragazzi, è in realtà relativa sempre alle attività che faccio. Io spero che con questo video vi sia arrivato il concetto che è possibile creare il proprio lavoro partendo da zero. Se avete un sogno, se ci credete fino in fondo,
riuscite a ottenerlo e riuscite a far diventare la vostra passione il vostro lavoro. L'importante è veramente crederci al 100% e buttarsi a capofitto in quello che si vuol fare, avendo poi anche una strategia. E magari, perché no, sono riuscito a motivare qualcuno che magari aveva in mente di voler fare l'atleta di mountain bike o comunque buttarsi in questo ambito sportivo della mountain bike, YouTube, di magari darsi una mossa, perché se si vuol diventare atleti professionisti e far questo nella vita, non bisogna girare solo in bici. We'll be right back.